Ciao ragazze, allora, nuovo video. Questa volta vi faccio vedere la mia prima spesa online all'MD, perché io non faccio la spesa online, vado sempre al supermercato. Questa volta ho deciso in quarantena di fare la spesa online, di vedere com'è. Se siete interessati, fatemelo sapere. Che vi spiego l'app come si usa, che praticamente dovrebbe, cioè credo che anche voi potete scaricarla per far sì che ordinate nei vostri supermercati. Fatemelo sapere. Intanto mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi su Instagram. Un bel mi piace e un commentino qua sotto se voi fate la spesa online. Dato che è la prima volta che faccio online, vi faccio vedere cosa ho comprato e niente, vi farò anche una recensione se volete insieme a capire, cioè capire. Nel prossimo video vi faccio la recensione e in più vi faccio vedere come funziona l'app se volete anche voi provare a fare la spesa online. Secondo me è molto più comodo perché non devi fare la fila, le cose ti arrivano quando vuoi te, perché c'è un orario e c'è un giorno che scegli te. E secondo me è comoda, per cui ogni tanto quasi quasi io l'ho fatta 2 volte, perché ovviamente. Cioè, 2 volte, perché la prima era un po'. E allora ho detto, provo a vedere, poi registro il video se per caso funziona una seconda volta. Allora, diciamo che io dico prima speso online, ma è come, cioè, avete capito? Cioè, proprio. Comunque, niente, vi lascio il video. Cioè, vi lascio il video, vi faccio vedere cosa ho comprato all'MD. I prezzi sono buoni perché sono abbastanza bassi a confronto del Bennet e degli altri supermercati. E niente. Sì, vi faccio vedere cosa ho preso all'MD. Speso online all'MD. Preso le mele. 3.000. Ah, così piccolo. 2 limoni, zucchero a velo Spaventi quelli piccoli. normale, Piccolo. questo è per i piedi, i calli, poi i panini, questi qui degli hamburger. 2 pacchi. Questo qui che pensavo che era più grande, invece Aspetta dopo un è po'. piccolino. L'uvetta, i pinoli. Sono i panini. Praticamente panini già fatti, che non pensavo che. Vabbè, amen. Poi il colluttorio, questo qui di Oral-B. Poi questo bacon a fette. Questo qua mai provato, l'ho preso, lo Ah, ti ho voglio detto questo. provare. Quello che non volevo. Perché no? Questo qua è quello alto. Ma Quello alto. C'era solo questo che il pollo filetto a fette, che in teoria lo volevo a petto di pollo perché era più comodo per fare l'hamburger, infatti volevo fare i panini. Poi vediamo il carpaccio, sembrava diverso. Comunque il carpaccio, che ci sono pochissime fette, non bastano per No. carpaccio, era in promozione,
Poi ho preso questo qui, deodorante per ambiente Mosco Bianco. Spero che è buono. Sì, è buono. Volevo profumare. E anche questo è uguale, due. Poi questo, che è praticamente la birra, perché devo fare il dolce. Mai provata, poi a me non mi piacciono le birre. Mi serviva solo una. C'erano queste confezioni, ne ho prese sei, e i pomodorino praticamente. Questa è, allora, in totale sono 37 e qualcosa. Se mai vi lascio il, come si chiama, sono io, ed è strana. Rompila, eh? Ovviamente tutte queste cose sono per fare il dolce e il panino. Però dai, 37 euro non è male, perché ci sono cose. Però questo non lo sapevo che era già panino, già fatto. Cioè, se sapevo non lo prendevo, se era già così il panino proprio già fatto. Facciamo ancora la E vabbè, possiamo fare anche questo qua. Non è male, perché questo è cheeseburger, carne di pollo e tacchino con gouda in un panino al sesamo. Cioè, proprio. Vabbè, lasciamo perdere, va. Vi metto la foto qui, così vi faccio vedere i prezzi e quanto ho speso, almeno se volete, non so, acquistare così su online, sapete i prezzi. questo ti serve adesso? Sì, una sì. All'MD, io ho comprato l'MD e sinceramente come prezzo non è male. Però, cioè, mi aspettavo questo, diciamo, più grande, ma vabbè, chi se ne E frega. no, c'è un Il quelli. mino. No, perché ce ne sono due di I misura. mini. Questo quant'è che l'abbiamo pagato? Tu hai scelto quello. C'era quello grande e quello piccolo. E non è che sono stata lì a guardare. Comunque, niente. Adesso faccio la ricetta e poi voi credo che, non so se lo vedete la ricetta. Comunque, niente. Un bel like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. E un bel commentino qua sotto se anche voi acquistate online la spesa in quarantena.